È partito anche in Molise il monitoraggio lanciato da Istat e Ministero della Salute per analizzare l'impatto del coronavirus attraverso i test sierologici. 5.000 le persone coinvolte, un campione scelto per capire quanti hanno sviluppato anticorpi e sono entrati in contatto con la malattia anche senza averne i sintomi. A effettuare le chiamate gli operatori della Croce Rossa, mentre i test verranno processati dall'ASLEM. Allora, è una cosa molto importante la partenza di questa campagna, ovviamente ha un'importanza dal punto di vista epidemiologico. E al momento partiamo con 750 persone campionate dall'Istat e poi si arriverà fino a 5.000 e in collaborazione con la Croce Rossa li processiamo noi. Ai cittadini contattati telefonicamente viene somministrato un questionario e successivamente viene fissato l'appuntamento per il prelievo del sangue. Novità anche per i tamponi che presso i pronto soccorso di Campobasso, Isernia e Termoli saranno processati in 20 minuti. Ne abbiamo acquistate tre di macchine, una a Termoli, una a Isernia e una a Campobasso. Queste macchine sono molto importanti perché ci consentono di risolvere le problematiche relative ai pronto soccorsi, agli accessi urgenti e al pronto soccorso dove non è possibile attendere 6 ore per poi intervenire sul paziente, quindi è una cosa di sicurezza molto importante e siamo orgogliosi di averla realizzata.